Bene a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi che cosa faremo? Siamo qui con Ilizia. Dunque, che cosa faremo? Oggi siamo qui per ricostruire Ilizia di Timo Werner. Comunque, Timo Werner lui lo conoscerete sicuramente. Veramente un giocatore straordinario. Dunque ragazzi, che cosa faremo? Prima di tutto, allora, aggiustiamo un po' la squadra. Il modulo diciamo che non mi piace molto. Devo ammettere, forse un 4-2-3-1 sarebbe meglio. Quindi Maple sempre un momento partirebbe dalla panchina. Dunque, mettiamo il muscolare al posto proprio di Paulsen e qui però mettiamo Forsberg. Già così è un qualcosa di decente. Ok ragazzi, andiamo a sostituire anche qua. Il terzino va bene. Klosterman è molto forte. Dunque, facciamo così magari. Ecco qua. Oh, vorrei puntare un po' più sui giovani di Lipsia perché adesso sono veramente, veramente tanti giovani molto forti. Ok ragazzi, detto questo, allora, la difesa direi che secondo te posso rimanere? Che se raga, forse una. No, non niente. Dunque, questa prima volta è la squadra. Secondo me dobbiamo migliorare Kunku, uno tra Kunku e Laimer, poi Forsberg e no, Guracho possiamo tenere, forse il terzino destro. Facciamo così, mettiamo normalmente un attimo. Forse ragazzi, il terzino destro. No, anzi no ragazzi, terzino sinistro. Ok ragazzi, allora, comunque dovevo andare a migliorare, quindi ho detto il un attimo solo ragazzi, allora, dobbiamo andare a migliorare, quindi in questa posizione ci vediamo subito. Eccomi ragazzi, scusate. Dunque ragazzi, a sinistra vedo già Guerreiro, sinceramente mi interessa, un buon giocatore. Veramente è forte. Poi ragazzi, qua sono altri secondi. Il Zaccagni non è male, raga. Lui non è male. Dunque, andiamo a cercare un po' di giocatori. Un giocatore che mi mette come centrocampista è Henderson. Giocatore che prendo spesso del Liverpool, un grande centrocampista. Ecco qua, Jordan Henderson, 29 anni, 84, veramente ragazzi, molto forte. Però ragazzi, non so se prendere lui, perché lo sto vedendo spesso, secondo me dovrei anche un po', come dire, invertire i colpi, non fare sempre gli stessi. Perciò ragazzi, forse a sinistra un Alexandro ci sarebbe anche bene, anche lui però uno che prendiamo spesso, quindi sarei pensando a, appunto, ad Alex Telles, forte. Non lo prendo, diciamo, sempre. Però è veramente molto, molto forte. Sto vedendo un po', allora, ragazzi. Ho pensato. Ecco, ragazzi, Sergio Busquets è un giocatore interessante. Non è grande giocatore che mi piace, non è che mi piace però è un buon giocatore, un altro giocatore che mi viene in mente forte è Rakitic. Sinceramente vorrei avere anche giocatori di esperienza nella mia squadra, non solo giovani, eccetera, eccetera. Io Rakitic sarebbe utile. Un altro giocatore molto forte è Ndombele. Ndombele è veramente molto forte. Ecco qua, Tanguy Ndombele. Non so, non mi ricordo, l'abbiamo fatta con Tottenham, però non mi ricordo bene quanto l'abbiamo, il prezzo, qual era, non me lo ricordo bene. Non so neanche che possiamo comprarlo in realtà. Allora ragazzi, sono 6 giorni, andiamo a cercare qualcun altro. L'Extai sappiamo già il suo valore. Anzi, ora all'esterno, avevo già pensato a Guerreiro. Ovviamente niente male, però magari andiamo un po' a cercare. Magari andiamo.
Andiamo nella Liga Santander. Non c'è di no, raga. Con Gonzalo Guedes. Lui è forte, ragazzi. Lui è veramente molto forte. Lemar anche. Non so se prendere Gonzalo Guedes, ma non perché sia scarso, ragazzi, è veramente fortissimo. Il problema è che costa, mi sa, parecchio. Comunque non vorrei andare a vendere altri giocatori nemmeno, però. Prendere tutto il budget, quasi tutto il budget solo per un giocatore. Questo è il ragionamento che faccio io sempre. Non spendere tutto il budget per un solo. Per un solo giocatore. Ok, ragazzi, andiamo a simulare velocemente il torneo amichevole. Vediamo un po' cosa facciamo. Vediamo un po' in tutto se lo passiamo. In teoria, ragazzi, dovremmo passarlo senza problemi. In teoria. Sì, raga, dovremmo passarlo senza problemi. Torneo sconfitto. Che donna, dai, raga, lo passiamo. Il Tigres. No, raga, non ci credo, vabbè. No, dai. Cioè, il nostro abbiamo perso il torneo amicale col Tigres. No, raga, con lo stream infortunato. Settimana, raga, abbiamo cominciato male. Ragazzi, non bene, eccolo qua. No, abbiamo cominciato veramente male, però, Uno schifo, non potevamo cominciare peggio. Cioè, abbiamo ma pure Clostro infortunato questa settimana, benissimo. Dunque, questi veramente sono giocatori che ci siamo posti. No, andrei per scarto, però. Quindi, abbiamo detto Guedes, no, perché, come vedete, costa troppo. Guerreiro, raga, non lo so, magari lo togliamo. Zakaria, ragazzi, costa troppo. Henderson non costa molto. Togliamo Alexandro. Lex Tejes costa un bel po'. Busquets costa troppo. Rakitic non costa troppo. Lemar neanche, perché sono uscito, scusate. Roma, Lemar. Dombele, raga. No, non possiamo prenderlo, mannaggia. Quindi sono posti a... Ok. Dunque, ragazzi, andiamo a vedere tutto per il centrocampista. Sono indeciso veramente molto tra Rakitic, Henderson e Madison. Non lo so, ragazzi, Madison ha un numero basso per il gioco. Comunque lo togliamo. Rakitic o Henderson sono tutti due giocatori di molta esperienza. Però, ragazzi, vorrei Rakitic, vorrei anche un po' cambiare, come ho detto prima. Non voglio prendere sempre questi giocatori, quindi proviamo Rakitic. Andiamo a acquistare Massimo. Sì. Massimo più o meno 55 milioni. Ok, ragazzi, andiamo a fare magari uno schema di giocatori. Oh no, che siamo finiti di centrocampisti buoni, raga. Vorrei fare uno schema magari con. Ma raga, siamo proprio pieni di centrocampisti, guardate. Mo se non voglio centrocampista. Ok, più 33. Aspettate. Magari più 24, dai. Così ci rimanerebbero altri 46 milioni circa. Clausola del 25%. Tiro dovrebbe accettare. No, 29. Dai, raga, accettiamo. Comunque, raga, dice un ottimo colpo. Anche se ha un'età di 31 anni. Comunque, raga, mo non è che ci diventa 82, ci diventerà 83, 84. Comunque, un buon giocatore. Dunque, è cruciale. Non so, raga, dice quanto cali. Forse, ragazzi, diventa 84. Beh, non lo so ora. Dunque, ragazzi, 2 anni. Vabbè, a parte che 2 anni, quindi. Andiamo alla clausola. Aspettate, vuole un bel po'. Quindi magari non modificare tutto, però io metto un poco lo stipendio. Qua dovrebbe accettare, mi sa. Infatti, ragazzi, non era esattamente l'offerta che aspettavo, però hanno accettato molto bene. Ragazzi, aspetterei un attimo per fare il prossimo colpo, ma nel frattempo andiamo a togliere Forsberg e mettiamo il no. Che togliamo, raga? Vai, devi togliere. Ah, ma Lime può fare anche il terzino destro. Attenzione, raga, molto bene, ragazzi, molto bene. A parte abbiamo tipo 4 terzini destri. Quanti terzini si... Ok, ragazzi, finché non tornerà ovviamente
Trosterman, questo è il primo entro la squadra, non è male ragazzi, veramente è molto forte. Ragazzi, Johnny vanno bene, magari terzino sinistro appunto, e forse rapporremo pure già, diciamo, finire il calciomercato e andare a simulare. Sinceramente mi comincio molto di più Alex Telles, a parte che tipo, non guadagna tipo niente, guadagna 22.000 ragazzi. Cosa vedo di Grimaldo e Alex Telles? Aspetta raga, provo di Grimaldo raga, forse andiamo a prenderci Grimaldo, dai. Perché mi comincia Grimaldo, ma a parte che è forte raga, forte, però non vale nemmeno pochissimo, però dai, possiamo provarci e farlo un voce, dai. Dunque massimo 60 milioni, no raga, aspettate, speriamo che tipo massimo 40 raga, io più di 40 non lo voglio finire. Vi faccio anche uno scambio raga, come terzini sinistri che abbiamo raga. Non abbiamo nessuno. Raga, aspettate, questo è un problema. Tanti raga, non abbiamo tanti. Noi abbiamo tantissimi centrocampisti, un po' come la Juventus. Juventus c'ha tipo 1 milione di centrocampisti. Fino a lui più tipo. 45, no raga, no, 45 no. 45, ho detto massimo 40, ma forse manco. Magari 35 milioni, magari più che la sola del 15%. 45, no allora raga, ho detto sopra i 40 non ci vado. 38. No raga, allora, se continuo così io richiudo. Ci prendo magari un altro giocatore perché raga no. Prendo so 40 milioni. Ragazzi, proprio il massimo posso finire. No, raga, no, 45-8 no. Dai, è proprio 41, dai, raga, 41. Non ne offro di più. Non aveva niente. Termina la stativa. Scusate, ragazzi, però è un colpo utile, però raga, è troppo. Scusate, veramente è troppo. Per me continuo, raga. Cioè, lui non l'abbiamo mai preso, nessuno rebuilding. Proprio lui che dovrebbe essere pure forte. Comunque facciamo uno schermo giocatori, centrocampisti, offro come sempre. Chi era Adams? No! No, raga, non sono interessati. Vabbè, sfiga, E mo chi gli offro? Allora. Abbiamo loro. Raga, non lo so. Orban, Michele, raga, Michele, ok, più 20, sì, vabbè, no, raga, no, ah, perché ci credono così tanto, ma se sembra che lo fanno un po', se sembra che FIFA sappia, quando i giocatori hanno molti soldi, tipo, abbiamo un bel po' di soldi, e, ok, raga, 30, giustissimo, 30, quindi è un buon giocatore, però non è manco Ronaldo, scusate, vorrei dire ruolo cruciale. Va bene ragazzi, 4 anni. Beh raga, sì, proprio di principio. No raga, neghiamo, non muoio, ho paura di perderlo. Ma dopo andare a vedere il processo di clausola, anche chi ha la clausola, così non lo sono di partercelo. 100.000. Anche degli ragazzi abbiamo preso. Forse il nostro mercato è finito, direi. Qui. Ok ragazzi, questa è la squadra. Forse ragazzi, quanto forse ce lo potremmo pure tenere? Forse raga, punto me lo tengo, dai, teniamocelo. Klosterman raga, ovviamente titolare, se appena torno il gioco automaticamente lo mette, mettiamo ovviamente però Lammer in panchina.
mettiamo Mario Orban, no, abbiamo fatto un pro chic, mettiamo rampisti, portiere, città di città, abbiamo solo, ok, dove l'hanno visto, attaccato, sì, ok ragazzi, va bene, ok, ragazzi, questa è la squadra, Gulashi, Digne, Upamecano, Konaté, Klosterman, quando, vabbè, quando torna, Rakitic, Nkunku, Forsberg, Sabitzer, Olmo e Werner, veramente una squadra molto forte. Gli obiettivi che mi pongo? Direi di vedere bene tutte le competizioni. Questa, ragazzi, mi piace molto, devo ammettere. Dunque, le competizioni in Bundesliga, raga, forse un terzo posto, no, forse c'è qualcosa da dire. La DFB Pokal almeno, forse raga in finale. Champions League, ragazzi, è un po'. Champions League vorrei passare e arrivare almeno ai quarti, almeno. Vorrei arrivare ai quarti e niente. Però raga, nel caso, andiamo malissimo, andiamo in Europa League, almeno alle semifinali ci vorrei arrivare. Ok ragazzi, quindi questa è la squadra, ve la faccio vedere un'ultima volta, questa qui. La seguente noi andiamo a simulare fino a maggio e vedremo cosa facciamo. Un attimo solo ragazzi, per andare a simulare. Questo episodio non, mi sa che non viene nemmeno troppo lungo. Ecco qua, già Gulashi. Appunto, ragazzi, guardiamo come questi sensori. Ok. Raga. Pura. No, raga, però tutti quello che offrono, no. Pensano che lo fanno. Tartia, scusate. Va bene, raga. Ci vediamo direttamente a maggio, se no perdo un botto di tempo solo a fare queste stupidaggini. Ok, ragazzi, eccoci. Vediamo un po'. Vedete una semifinale. Con Piemonte Calcio, però, vediamo un po'. Cercassi. Oh, siamo arrivati in semifinale, che tanto, vediamo un po'. Vittoria. Siamo arrivati al... secondo posto! Raga, secondo posto! La squadra non so perché ha messo... Ah raga, fra così si è fatto un bel Upamecano. Beh dai, mettiamo qua, vabbè. Ok ragazzi, dunque, questa è la squadra. Quindi Sabitzer è un metano di 1, Olmo di 2. Ragazzi, ci rimasto uguale. Cucu di 2, Digne di 2, Upamecano di 2, Konaté di 2, Klosterman è rimasto uguale. Gulashi è cresciuto di 1. Werner più 2. Ok ragazzi, devo mettere siamo andati bene, dai. Molto bene. Veramente molto bene ragazzi. Molto bene. Vediamo un po' anche, vediamo le altre competizioni, tipo la DFB Pokal. Siamo usciti ai quarti col Borussia Mönchengladbach. Champions League, andiamo un po' tutto il cammino. Primi col Napoli abbiamo vinto, quindi quarti di finale con il PSG, semifinali dall'Ipsia, ragazzi, dall'Ipsia. Dunque vabbè ragazzi, un po' di usare la finale Europa League, che è Dortmund Lione. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like. A 2 like ragazzi, uscirà a breve un nuovo video, quindi mi raccomando, 2 like e uscirà subito una nuova rebuilding. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!